Dopo i netturbini questa mattina sono scesi in piazza i titolari autisti dell'azienda di trasporto pubblico. Da mesi si trovano in una situazione drammatica che con ogni probabilità è destinata a continuare creando disagi all'utenza. I pagamenti da parte della regione alle ditte che operano nel settore del trasporto sono in arretrato di 9 mesi ed alcuni comuni non hanno ancora provveduto a saldare il loro debito per i servizi dell'anno scolastico 2011-2012. La regione ha fatto sapere inoltre che i pagamenti saranno erogati non prima di gennaio 2013. In concomitanza con l'inizio della scuola, oggi gli autobus urbani ed extraurbani sono rimasti fermi nei depositi delle ditte e i pochi autisti che hanno lavorato, come ad esempio quelli della TUA, sono stati bloccati dai manifestanti al piazzale Rosselli. Proprio dal termine degli autobus è partito un corteo che a piede ha raggiunto il palazzo della prefettura di Agrigento, dove si è svolto un sit-in di protesta. Alcuni lavoratori si sono pure incatenati. Questa è una cosa molto importante, vedere le persone incatenate, perché significa che siamo proprio sull'orlo del baratro, vista la situazione dei trasporti nell'ambito del trasporto pubblico locale. Se va avanti di questo passo ne vedremo tante di persone incatenate in questo modo, perché ormai anche i dipendenti hanno capito che è a rischio sia il posto di lavoro che la sussistenza, perché non potranno ricevere tantomeno lo stipendio. C'è chi si è già mosso, come la ditta Lumia, che ha dichiarato una totale assenza del servizio a partire da oggi. Oggi siamo qui perché chiediamo il diritto al lavoro, e togliere il lavoro a me che sono un conducente di autolinee significa togliere il trasporto pubblico locale e TPL. Ebbene sì, la regione siciliana ha deciso con la nuova legge finanziaria di dare un forte ridimensionamento al TPL siciliano, applicando un taglio lineare più del 20%, non curandosi della ricaduta occupazionale che questo taglio causerebbe. Il che significa una forte diminuzione dei servizi di linea che i passeggeri siciliani e l'economia tutta siciliana subirà. Ma oltre al danno si aggiunge anche la beffa, perché la regione siciliana, nell'applicare il patto di stabilità, rimanda i pagamenti dei contributi alle aziende, che da oggi sono ferme al primo trimestre del 2012 al gennaio 2013, causando il blocco degli stipendi della 14ª mensilità e il pagamento dei fornitori, tra cui quelli del carburante. Siamo disposti a tutto ormai. Si profila un netto taglio dei servizi che potrebbe portare alla soppressione di corse per molte tratte.